Volontariato, solidarietà e importanti riconoscimenti. Si è conclusa con successo la stagione di eventi organizzata dalla Proloco di Fano che sabato mattina alla Mediateca Montanari ha fatto un bilancio delle attività svolte e della beneficenza grazie a parte dell'incasso di In Gir per Fan, la manifestazione di punta che si è trasformata in pochi anni in un appuntamento amato e imperdibile per fanesi e turisti. Quest'anno la Proloco ha deciso di donare 1000 euro alla mensa di San Paterniano, altri 1000 all'associazione Genitori Sindrome di Williams e 800 euro a Casa Serena per il progetto Adotta una finestra. È stata un'estate fantastica, ha esordito il presidente Gino Bartolucci, che ha ringraziato tutte le associazioni legate alla Proloco che, come sempre, non hanno fatto mancare il loro supporto. Come è andata? A dire che è andata benissimo e dire poco. Gran parte della fortuna è stato il tempo, no? Perché quest'estate, diciamo, non abbiamo perso un evento. Tra eventi che noi chiamiamo culturali, ovvero gli eventi della città e gli eventi di quartiere, è stato un susseguirsi di successi. Ho dovuto tornare presidente del sottoscritto, che non avevo bisogno, però naturalmente io sono affezionato nel mio DNA, nel mio sangue, dicevo, con lui c'è l'associazionismo, perché da tanti anni sono impegnato qua. Naturalmente non mi tengo di disparte, perché se arriverà prossimamente, prima possibile, presidente nuovo, io sarò sempre a fianco, perché naturalmente l'associazionismo non si molla mai. Premiati in conferenza i ragazzi dell'ITC Battisti per il lavoro svolto durante la passeggiata degustativa In Gir per Fan, dove grazie all'alternanza scuola-lavoro, valevole per alcuni crediti formativi, si sono trasformati in giovani ciceroni, accompagnando residenti e turisti nei luoghi più suggestivi della città. Eventi e bellezze locali che sono stati promossi in maniera egregia anche da Destinazione Fano, pagina Facebook e hashtag ufficiale, che hanno permesso alla Proloco di Fano di classificarsi seconda nella categoria miglior comunicazione social tra le Proloco di tutta la Regione Marche. Soddisfatto per i risultati ottenuti, Etienne Lucarelli, che dopo 7 anni di presidenza da qualche mese guarda la Proloco da un altro punto di vista. Oggi, con gli occhi di un amministratore, vedo questa realtà in un modo un po' più distaccato, ma ne capisco tutte le qualità, quindi la capacità di mettere insieme tutta una serie di associazioni che ci sono nei quartieri, che danno una forte vitalità, che sono importanti dal punto di vista sociale, portano la conoscenza tra le persone nel quartiere e nello stesso tempo li mantengono vivi, li mantengono partecipati. Credo che questo per noi come amministratori sia veramente molto importante. Poi ancora la capacità di mettere insieme queste attività, queste realtà, con delle professionalità cittadine per realizzare tutta una serie di eventi e attività nella città. Il Comune di Fano oggi esprime veramente un programma veramente ampio grazie anche a questo tipo di attività. Confermato invece dal sindaco Seri l'importante sostegno della Proloco nell'organizzazione di 2 eventi del Comune, il Natale Più e la prossima Fano dei Cesari. Beh, la presenza di associazioni è un valore aggiunto in una comunità, in una città. Fano, sotto questo aspetto, è un'eccellenza a livello regionale, dove c'è la maggior concentrazione di volontari in base alla popolazione. Quindi come sindaco non posso essere che orgoglioso, contento e ovviamente ringraziare la Proloco e tutte le associazioni che con lei realizzano tutte queste meritevoli opere.